Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale di RTA. L'area di Borgotaro non presenta criticità e i diversi inquinamenti presenti hanno concentrazioni basse e comunque sempre sotto i limiti. Lo comunica l'Istituto Superiore della Sanità, che in questi giorni ha concluso l'indagine condotta da ottobre 2018. L'indagine sulla qualità dell'aria che è stata condotta a Borgotaro relativamente alla misura di sostanze potenzialmente connesse alle lavorazioni della ditta Laminam non ha nel complesso identificato criticità e le concentrazioni misurate dei diversi inquinanti si sono sempre mantenute a livelli bassi, sempre decisamente al di sotto dei limiti. Questo quanto comunicato dall'Istituto Superiore di Sanità, che proprio in questi giorni ha terminato la relazione finale sulle verifiche della qualità dell'aria nel capoluogo valtarese svolta nei mesi scorsi. Lo studio fornisce una serie di elementi significativi che per l'Istituto Superiore della Sanità confermano ulteriormente la qualità e la salubrità dell'aria e dell'ambiente. La relazione è già stata inviata all'azienda sanitaria, ai membri del tavolo di garanzia e a tutti i componenti del comitato tecnico scientifico ed è pubblicata integralmente all'interno della pagina del sito del Comune di Borgotaro dedicata alla situazione Laminam. Ricordiamo che l'azienda Unità Sanitaria di Parma e l'Istituto Superiore di Sanità hanno firmato alla fine di dicembre del 2018 un accordo di collaborazione della durata di 18 mesi per effettuare uno studio avente come obiettivo la valutazione della qualità dell'aria nel comune di Borgotaro. In particolare lo studio prevedeva la misurazione di selezionati composti organici volatili, COV, per valutare se le concentrazioni di queste sostanze nell'aria ambiente del territorio comunale potessero prefigurare situazioni di preoccupazione per la salute della popolazione residente, avendo riguardo a gruppi di individui sensibili e vulnerabili, e individuare le potenziali sorgenti di emissione, con particolare attenzione alle attività produttive dell'area, con un focus sulle emissioni della ditta Laminam che produce lastre ceramiche. Le attività di monitoraggio della qualità dell'aria a Borgotaro sono state condotte per un periodo di 12 mesi a partire dal mese di ottobre 2018. Sono state realizzate con campionatori di tipo passivo con caratteristiche specifiche per i COV posizionati all'interno del territorio del comune. Le attività hanno avuto il supporto e la collaborazione dei dipartimenti di sanità pubblica dei distretti di Parma e Valli Taro e Ceno che hanno svolto attività sul territorio garantendo la puntuale periodicità dei campionamenti con il ritiro e il riposizionamento dei campionatori, la conservazione e l'invio all'Istituto Superiore della Sanità. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, un motociclista è caduto mentre stava viaggiando sulla provinciale 81 nei pressi di Ponteceno nel comune di Bedogna. Sul posto si sono portati l'ambulanza della Croce Rossa e l'elicottero. L'uomo ha riportato diversi traumi e dopo le prime cure sul posto è stato trasferito al pronto soccorso del Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita, attualmente è ricoverato al nosocomio cittadino. I carabinieri hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge. Musica a palla e festino stile rave party. Nei guai sono finiti 12 giovani che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma. 12 giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma dai carabinieri della stazione di Fornovo per aver invaso terreni altrui, pubblici e privati, al fine di occuparli nei pressi dell'abitato di Serravalle, nel comune di Varano de Melegari, in un boschetto nel greto del torrente Ceno. Il gruppo aveva installato una console da DJ in stile piccolo rave party. Gli abitanti, infastiditi dal rumore assordante della musica, hanno segnalato al primo cittadino Giuseppe Restiani, che prontamente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine coordinate dal maresciallo Marco De Nardis e della polizia locale, che si sono recati sul luogo. Una volta giunti sul posto hanno notato due camper parcheggiati all'ingresso di una strada privata che ostacolava l'accesso ad altri mezzi. Gli agenti hanno raggiunto la zona della festa e hanno identificato i partecipanti per poi denunciarli. Nell'esprimere soddisfazione, il primo cittadino Restiani si è congratulato con gli agenti per la professionalità e per aver riportato la normalità tra la sua comunità. Inaugurata lo scorso 14 agosto a Berceto una nuova ambulanza della locale Croce Rossa.
La Croce Rossa di Berceto si dota di una nuova ambulanza, un nuovo mezzo che va ad arricchire il parco macchine inaugurata venerdì 14 agosto nella piazza centrale del paese. Si tratta di un'ambulanza attrezzata che sarà utilizzata dai volontari per i servizi di emergenza 118 e acquistata con il contributo dei cittadini e della stessa Croce Rossa. Dopo la presentazione con la benedizione del parroco Don Ferri, il nuovo mezzo ha sfilato per le vie del paese. All'inaugurazione erano presenti il presidente della Croce Rossa provinciale Giuseppe Zammarchi e il primo cittadino Luigi Lucchi, che ha affermato: è fondamentale per il supporto ai bisogni dei nostri cittadini in tema di salute, in particolare con il nostro gruppo di volontari molto attivo e disponibile da sempre. La donazione di questo mezzo attrezzato, ancora più nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, risulta di vitale importanza per la nostra comunità. L'evento ha visto una discreta partecipazione di cittadini bercetesi e non solo, sempre nel rispetto e in applicazione alle misure anti-Covid. Ieri a Parma e provincia nessun decesso causa Covid-19 e 6 nuovi casi. In tutta la regione, sempre nella giornata di ieri, 41 i nuovi casi di positività. Voltiamo pagina, nascono i primi funghi porcini, si prospetta dunque una bella annata per gli amanti dei preziosi miceti e per i fungaioli. I primi funghi porcini della stagione sono stati trovati a Borgotaro in via Filippo Corridone presso il negozio La Primizia di Adriana Giulianotti. Sì. Un buon auspicio per l'inizio della stagione dei funghi, anche perché sono 8 kg e sono tutti funghi bellissimi. Sì. Rispetto agli altri anni siamo in anticipo. Sì, direi che siamo in anticipo di qualche giorno, perché dopo il 15 di agosto hanno sempre iniziato. I funghi sono molto belli, sani. Direi che veramente inizia la stagione bene. Sì, arrivano dalla Val Noveglia e da Sucisa. Noi, se appena piove, inizieranno anche qua da noi, nella nostra zona, tipo Vighini, Valdena, Rovinaglia, Albareto, disponibili da subito, sono in vendita. Il nostro prodotto principe è il fungo secco, che va tutto l'anno, e questo io ho molti clienti che arrivano da Milano, da Bergamo, da Brescia, praticamente possiamo dire che ne mando a Perugia, ne mando a Roma, un po' dappertutto, quindi il principale è il secco, sempre, lungo l'anno. Questo è, noi lo chiamiamo il fungo magnano, è il fungo per eccellenza, il più saporito che abbiamo nella nostra zona. Per l'essiccazione questo è speciale proprio, ne troviamo pochi, però penso che quest'anno abbiamo anche questi. Come si distingue un porcino normale da un magnano? Dal colore. Principalmente proprio il colore è diverso da tutti gli altri, più scuro. Sì, per ora hanno iniziato soltanto i porcini, però mi dicono che ci sono degli ovuli, cominciano degli ovuli, vediamo, speriamo galletti, speriamo in tutti i nostri funghi. Pensa a un tuo cliente che sta camminando per la strada, ad un certo punto si ferma e si ricorda delle tue torte, ma non sa dov'è il negozio e quindi lo cerca su internet, ma non lo trova. Perché non hai un sito internet, perché non sei il primo della lista, perché non c'è una mappa che gli indichi dove sia il negozio. In tutti questi casi si rivolgerà a qualcun altro. Non ti disperare, ma contattaci e ti aiuteremo a sviluppare una strategia web per attirare nuovi e resistenti clienti. Per tutto il mese di agosto, Davide e Bruno della ditta Fortunati Elettrodomestici e TV vi propongono le seguenti offerte. Cucina Beko Bianca 60x60, forno elettrico ventilato, 4 fuochi a gas, scontatissima, 329 euro. Lavatrice Secom 5 kg, classe energetica A++, 1000 giri di centrifuga, profondità ridotta di soli 49 cm, 199 euro. TV Telefunken 32 pollici, tecnologia DVB-T2, televisore con bollino, TV
SAT, offerta estate 2020, 149 euro. Continua l'offerta anche sulla TV TCL 65 pollici, Smart TV Ultra HD, occasione da non perdere, 599 euro, montaggio compreso. Lavatrice Beko, 8 kg, 1200 giri di centrifuga, motore inverter garantito, 10 anni. Super scontata, 379 euro. Spazzolini elettrici Oral-B, sotto costo 24,90 euro. Si ricordano inoltre le novità del mese disponibili in negozio: etilometro portatile, termos 50 cl, macchina sottovuoto Made in Italy e sacchetti, asciugatrice Candy. La ditta prosegue inoltre nell'installazione, riparazione e assistenza di tutti i vostri elettrodomestici. Davide e Bruno della ditta Fortunati Elettrodomestici e TV vi aspettano quindi in Largo Roma al Civico 3 a Borgo Valditaro e non solo, anche sulla loro nuova pagina Facebook. Più fortunati di così. Supermercato Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 824535. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. Ferramenta Baudassi la Romana, una tradizione che dura nel tempo. Ormai è leggenda, da Baudassi prezzi bassi, bassissimi, anche a Ferragosto. Un esempio, sedia a giardino in plastica bianca oppure verde, 7,50, ovviamente euro. Barbecue in muratura a partire da 169 euro. Passa pomodoro elettrico a partire da 99 euro. Guanti monouso in lattice nitrile a partire da 9,90. La confezione di 100 pezzi. Lavatrice Nikkei 5 kg, euro 249. E poi per finire, barbecue elettrico 2000 watt a 29,50 euro. Ragazzi, datemi retta. Da Baudassi, prezzi bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Ragazzi, mi raccomando, il 22 agosto dalle 9 di mattina alle 9 di sera accorrete numerosi presso la piscina Vigili del Fuoco di Borgo Valditaro al 12° Memorial Dario, una manifestazione che devolverà tutto il ricavato all'Associazione Alpini di Borgo Valditaro. Vi ricordo ancora, il 22 agosto accorrete numerosi presso la piscina Vigili del Fuoco di Borgo Valditaro. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma, da 40 anni sul mercato, vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelta tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizio di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo, Via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. Sono il dottor Carlo Fortunati, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia del nostro ospedale Santa Maria di Borgo Valditaro. Quest'anno abbiamo eseguito 34.000 esami con un trend in crescita. Molte delle apparecchiature che noi abbiamo in uso ci sono state donate da Insieme per Vivere. Nel 2018 Insieme per Vivere ci ha fatto una importantissima donazione che ha consentito di fare un aggiornamento del software di questa apparecchiatura, praticamente è stata del tutto rinnovata. Quest'anno siamo riusciti a fare 1.500 indagini con questa risonanza magnetica. Continua a dare una mano
alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Questa sera a Bedogna, di fianco alla chiesa, alle ore 21:15, il Comitato Veterrima Plebs presenta Charlatan, musica popolare e cantastorie. Voce e chitarra Bernardo Beisso, Franco Guglielmetti alla fisarmonica, piffero e voce Gabriele Dametti. L'ingresso è libero ad offerta facoltativa sino ad esaurimento dei posti distanziati. Pur con le restrizioni del caso e dei cambiamenti, il centro Atlantide a Bedogna anche per quest'estate si conferma un'oasi di pace, relax e tranquillità per tanti valtaresi. Siamo qua al centro Atlantide a Bedogna, un'oasi di tranquillità, di bellezza, di relax veramente anche quest'anno malgrado i problemi che ci sono. E l'amico Sandro ci spiegherà un po' come sta andando l'annata e poi altre curiosità. Sì, qui al centro Atlantide siamo partiti purtroppo un po' in ritardo per il discorso del coronavirus, quindi del problema mondiale che quindi ovviamente ha toccato anche noi. E sì, abbiamo comunque un buon riscontro di gente, anche se ovviamente rispetto agli anni passati c'è un po' di calo, vuoi un po' per la paura appunto della gente per il coronavirus, vuoi un po' anche perché stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione voluti appunto dal comune di Bedogna e che purtroppo si stanno prolungando, diciamo, un po' oltre i tempi previsti, ecco. È un bellissimo centro, è un centro che secondo noi nella provincia di Parma non ce ne sono molti di questo livello, insomma qua si può essere sia immersi nel verde, si ha due piscine di cui una per i più grandi, una per i più piccini, si ha un campo da tennis, un campo da calcetto, il campo da beach volley, un campeggio attrezzato con 40 piazzole e tre bungalow in legno immersi nel verde che sicuramente danno un valore aggiunto, diciamo, a questa struttura. In generale, diciamo che il campeggio quest'anno sta andando più o meno come gli anni passati e oltre ovviamente al campeggio e a tutto quello che ho già detto c'è anche la palestra, quindi che abbiamo fatto io e il mio socio Fabio 8 anni fa e che lavora soprattutto durante l'inverno ma che comunque è aperto anche durante i mesi estivi. Recentemente hai fatto una manifestazione che è proprio tua, inventata da voi Fabio e da te, che è cominciata con Miss, si è aggiunta la Lady e naturalmente anche il Mister. È nata qualche anno fa insieme, appunto, come diceva Giovanni, al mio socio e all'idea anche di Giovanni, come una cosa goliardica, tanto da rendere partecipi un po' i nostri clienti di una cosa un po' diversa, ecco. Quindi, come diceva giustamente Giovanni, avevamo iniziato con la Miss, la classica Miss, diciamo, della piscina, poi abbiamo visto che la nostra clientela aveva anche molte Lady, diciamo over 40, e quindi deciso di premiare anche una Lady e poi per aggiungere un po' di goliardia all'evento abbiamo inserito anche il Mister che di anno in anno cambia e si danno battaglia tutti gli anni per aggiudicarsi la fascia. E quest'anno i vincitori sono stati la signora Silvana come Lady, Melissa Rota come Miss e Michele Chiozzi come Mister piscina. Ma sono mancati gli sportivi, le scuole naturalmente del calcio, della pallavolo, eccetera, eccetera. E poi quando chiuderete la stagione? Purtroppo sì, quest'anno una grossa pecca è stata l'assenza di tutti, diciamo, i gres sportivi, quindi come diceva Giovanni, quelli del Parma Calcio, c'era quello della pallavolo, in primis era organizzato, mi pare, della Cacciatori, comunque c'entrava la Cacciatori, poi negli ultimi anni erano cambiati un po', diciamo, i testimonial di quel crest e insomma per noi è stata sicura, per noi e secondo me anche per il paese di Bedogna è stata una grossa perdita perché comunque portano sicuramente indotto a tutta la comunità, a tutta la valle. E come periodo quest'anno puntiamo, siccome abbiamo iniziato un po' più tardi, un mese in ritardo, puntiamo a tenere aperti appena anche a settembre almeno i primi 10 giorni, vedendo un po' se ci viene, diciamo, se ne vale la pena tenere aperti oppure se chiudere anticipatamente. Comunque noi tendenzialmente il giorno di chiusura è quasi sempre il 31 agosto, quindi a fine agosto, quest'anno puntiamo a tenere aperti un po' di più se il tempo ci aiuta, via.
Un'altra settimana di grandi offerte vi aspetta alla ditta Montelli di Borgo Valditaro, Parma. Patate Milella a 0,95 centesimi al chilo, ananas a 1,15 centesimi al chilo e presto in arrivo anche i pomodori da salsa. Prenotazioni, negozio di Via Cassio 338-59-28845, magazzino all'ingrosso di Via Europa 0525-96361. Nuova Montelli Ortofrutta, sempre più vicini a voi. Questo è il Monte Penna e questo è il famoso rifugio delle casermette con ristorante e alloggio. Quest'anno una grande novità al passo coi tempi, la e-bike, la bici pedalata assistita. La potrai noleggiare con o senza guida, è uno sport adatto a tutti. Contattaci e ti daremo le informazioni su eventi programmati anche in notturna. Bravi alle nostre guide! Bravi! Non l'hai mai provata? Questa è l'occasione buona. Chiamaci allo 0185 1676 495 o consulta il nostro sito Rifugio Casermette del Penna. Ti aspettiamo! Quest'anno, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e precisamente la quarta domenica, ritorna a Borgo Valditaro il mercato dell'antiquariato e modernariato. Si svolge nel Viellone Alberato ed è un mercato che attira molti curiosi. Ci sono oggetti sempre molto ricercati e sempre tanti articoli interessanti. Nelle stesse giornate del mercato dell'antiquariato, nella Via Nazionale e Via Traverse, i commercianti proporranno lo sbarassu, cioè esporranno sul marciapiede di fronte ai loro negozi tutta la merce che vogliono svendere con prezzi stracciatissimi. Venite a visitarci, saranno domeniche curiose e interessanti. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Bisogna mangiare genuino, mangiare quello che viene consigliato da chi ha speso la sua professionalità a garantire qualità a tutto quello che trovate nella macelleria Equina Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. Meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne equina, carne genuina, carne sopraffina. Scoprite dunque il centro storico di Borgotaro e il vero centro commerciale a cielo aperto, tutto come tanto tempo fa. Macelleria Equina, Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, Borgo Valditaro, Piazza della Legna. Autocarrozzeria Spidicar, via Primo Brindani 3 a Borgotaro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Spidicar la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. Il 22enne Alessio Terzaga ha firmato con il Parma Calcio. Il borgotarese residente a Compiano farà parte dello staff dei preparatori atletici del settore giovanile.
Il giovanissimo Alessio Terzaga approda al Parma 1913. Il 22enne ha firmato un contratto con i Crociati, dove ricoprirà il ruolo di preparatore atletico e sarà inserito nello staff del settore giovanile e seguirà nello specifico la categoria Under 15 e Under 16 nazionale. Nato a Borgotaro e residente a Sugremaro, nel comune di Compiano, Terzaga è fresco di laurea triennale in scienze motorie, conseguita a novembre 2019 all'Università di Parma. Nel percorso di avvicinamento al titolo di studio ha svolto un tirocinio curricolare proprio nel Parma. Sicuramente deve aver fatto un'ottima impressione a staff e dirigenti, i quali hanno deciso di prolungare la collaborazione con il ragazzo. Terzaga non è nuovo al mondo del calcio. Tesserato fino allo scorso anno con il Compiano, ha giocato in precedenza diversi anni con la Valtarese in prima categoria, arrivando a soli 18 anni a calcare addirittura i campi della promozione. Cresciuto nelle giovanili del Borgotaro, nel periodo in cui ha militato negli allievi, è arrivato ad essere convocato in più occasioni nella squadra rappresentativa provinciale che raccoglie i migliori giovani per un torneo tra province di tutta la regione. Un grande in bocca al lupo ad Alessio da parte di tutta la redazione di RTA Videotaro. Domani è mercoledì 19 agosto, avremo nuvolosità di scarsa consistenza con sprazzi di sereno, probabili addensamenti più consistenti lungo i rilievi. Temperature minime in calo tra 15 e 16 gradi, massime intorno ai 27 gradi, venti deboli dai quadranti orientali. I programmi di RTA iniziano alle 20.35 con 80 Nostalgia, alle 21.15 Epoca che storia, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000. È tutto, un grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. Il TG torna domani 19.35. Buona serata.